Amici di Rosso Parma, contro la crisi, nuove idee. La crisi come possibilità di resurrezione e come possibilità di trovare nuove parti di se stessi. Qui abbiamo Andrea da Pompele. Andrea è uno dei cosiddetti cervelli in fuga dall'Italia, no? Nel senso, un ragazzo con una certa formazione universitaria, percorso, contratto di quelli buoni. Poi un giorno Sì. Ciao, scade tutto, è stato veramente un piacere conoscerti. Ciao. E di lì cosa è successo? e di lì è successo che io lavoravo per due multinazionali, avevo anche un buon lavoro, mi piaceva anche parecchio e devo dire che ero anche abbastanza bravo a farlo, eh? Questo l'ha detta loro, non da parte mia. Però, buongiorno, arrivederci. È stato bello, come si dice in Emilia, è stato bello, è durato il giusto. Ciao. E lì crisi personale prima di tutto, perché non c'hai più soldi, non sai più che cavolo fare, eri abituato a lavorare 18 ore al giorno e a non goderti niente, fino a che a un certo punto decidi di reagire e dici: cosa faccio? Faccio quello che avrei sempre voluto fare. E io cosa volevo fare? Questo è stato difficile capirlo, però in realtà era sempre stato dentro di me. Io sono un biologo, ho studiato gli animali, mi piace la natura e amo l'Africa. Quindi cosa vuoi fare? La guida di safari in Africa. Quindi un bel giorno mi sono messo lì al computer, perché il computer è un mezzo meraviglioso, il web è fantastico, puoi trovare tutte le informazioni che vuoi. E sono andato a cercare con queste quattro parole, guida di safari in Africa. E ho trovato un corso. Mi sono informato, ho guardato, ho fatto questo corso, ho superato un esame, prima teorico. Poi un esame pratico, è internazionale, perché va sia sull'Italia che sull'Africa. Fa parte dell'AFGA, l'African Field Guide Association, e ho cercato di diventare guida. A questo punto ho studiato, mi sono impegnato, mi sono spaccato la testa, devo dire la verità, perché gli esami sono piuttosto duri, sia dal punto di vista teorico, con la quantità di informazioni che devi imparare, sia dal punto di vista pratico, perché non è una cosa fatta per tutti. E voilà, improvvisamente mi sono ritrovato in Namibia a lavorare facendo quello che ho sempre voluto fare. Non 18 ore, 24, perché lavoravo praticamente 24 ore su 24. Però per una cosa che mi piaceva e finalmente ero nel posto in cui volevo stare. E la serenità che questa cosa mi dava mi faceva alzare tutte le mattine alle 5 senza avere il minimo problema. E questa per me è stata una soddisfazione incredibile. Senti, intuisco la risposta, ma le regole della società occidentali, i ritmi convulsi, cosa ti manca dell'Europa? Dell'Europa in generale mi manca l'Europa, la vecchia Europa, cioè la storia dell'Europa. Quello che non mi manca è tutto il resto. Sostanzialmente quello che non mi manca è lo stress, quello da cui non voglio, in cui non voglio ripiombare è la paura, perché quando arrivi in Africa, le prime volte, in qualsiasi paese tu sia, la prima cosa che ti capita di provare è paura. Una paura un po' della gente, un po' di te stesso, un po' del fatto che sei dall'altra parte del mondo. Non sai la lingua, beh, io sì, me la cavo con le lingue, ne parlo 5, quindi ci stiamo dentro. Però hai un po' di timore verso le persone. Poi improvvisamente capisci che questo timore non ha nessun senso. Cominci a parlare con la gente, cominci a cavartela da solo, tutti i tuoi timori vanno, e tutte le tue aspettative, quelle tue, quelle presupposte dagli altri, quelle che ti caricano addosso gli altri, o questa società occidentale ti dà, spariscono. E capisci che invece tu te la sai cavare anche piuttosto bene. Quando torno in Europa, e a tutti succede questo, tutti i miei colleghi, tutti i miei amici che tornano in Europa, la prima cosa che ti capita è di sentirti totalmente fuori d'acqua. Qua corrono tutti. Confermo. Corrono tutti, ma corrono per cosa? Non lo sanno nemmeno per cosa corrono. Si alzano presto la mattina e vanno a letto tardi la sera. Qual è l'unico problema? Che durante il tempo della giornata perdono un sacco di tempo.
In Africa invece succede il contrario. Ti alzi presto la mattina e vai a letto tardi la sera, questo sì, però i ritmi sono più lenti. Paradossalmente sono molto più concreti, almeno questa è la mia esperienza in Namibia, poi non è che si può dire di tutta l'Africa, dipende da tutti i posti, tutti i posti hanno il loro perché. Però in Namibia funziona così, la gente lavora abbastanza lentamente, però in modo costante e porta a casa il suo obiettivo. E nessuno è stressato. Qua invece tutti suonano il clacson, tutti sono, però lo suonano in modo diverso rispetto agli africani. Gli africani lo fanno per salutarti, per chiamarti. Qua invece lo fanno perché sono nervosi, perché devono andare. Devono andare, ma dove devono andare? Non lo sanno neanche loro dove devono andare. Senti, volevo dirti, adesso tra un po' tornerai in Africa. Sì, sì, anche perché qua non c'è possibilità per me. Io non ci sto bene qua. Il parco dove lavori? Allora, io non lavoro in un parco, io sono una overland guide, quindi non lavoro in una riserva o in un parco naturale fisso, ma prendo i turisti che vogliono vedere la Namibia e li porto attraverso il paese. Okay. Quindi con un 4x4 andiamo in giro per strade sterrate da nord, sud, est, ovest, vi faccio vedere diversi parchi, diverse riserve, all'interno delle quali facciamo i safari. È tutto gestito da me, perché sono l'unico responsabile del gruppo, e quindi ci alziamo presto alle 5, andiamo nel parco o nella riserva a fare i primi safari e poi torniamo alla sera. E magari facciamo 2 giorni di qua, 2 giorni di là. Senti, ma tu che sei comunque aostano, parmigiano d'adozione, hai studiato da biologo, hai detto, però sì. Cioè, poi dopo la prima volta ti sei trovato davanti a un leone? Lì... Non hai pensato sui libri, era più divertente. allora, capita spesso che quando sei in Africa capisci molto di più qualcosa di te. E io lì ho capito 2 cose. Uno, che non ho paura. 2, che mi sento perfettamente a mio agio lì dove sono. Quindi è capitato di vedere un leone anche piuttosto vicino, ce ne avevo uno a 1,5 metri di distanza, io ero sul veicolo comunque. Normalmente la gente si emoziona ed è giusto, è bello che sia così, quindi hai quel senso di vuoto nello stomaco che assomiglia un po' alle montagne russe davanti a uno dei predatori più belli, più grandi, più forti del mondo, no? Io ho scoperto che lì ero tranquillo, ero perfettamente a mio agio. Altro che, cioè, i libri bellissimi, io mi porto dietro un sacco di libri, studio tantissimo perché bisogna sempre essere aggiornati e ci sono un sacco di cose che bisogna imparare e impari tutti i giorni lì. La pratica ti insegna di più, però altro che, sono felice di aver visto il leone molto vicino, altro che libri. Senti, il tuo futuro? Il mio futuro è un futuro di viaggi. Io ho deciso di cambiare la mia vita. Diventerai stanziale in Namibia o...? Questo ancora da definire. Non lo so ancora. Però sicuramente sarò via di qua. Io ho deciso di vivere libero e secondo il mio personale concetto di libertà, che è una libertà che deve essere di azione, di pensiero, di movimento e anche di potermi incazzare ogni tanto, perché anche giusto, uno deve essere anche libero di potersi incazzare e di protestare. E quindi io dentro di me ho sentito tutte queste cose, mi sono incazzato, ho protestato, ho cambiato, sto cambiando e quindi ho deciso di vivere libero. Di conseguenza non starò più di tanto in un posto. E collezionerò diverse esperienze. Per ora la Namibia è una di queste che fa parte di me. Cari lettori, allora adesso abbiamo alle spalle Andrea Saccon con la saietta. Era la crisi dell'Intercast, il bollaio matto, abbiamo il fabbro Bagai e chiudiamo con Andrea Pompele. Uscire dalla crisi si può, probabilmente facendo delle scelte di felicità. Grazie Andrea. Ciao, grazie a voi.